È partita la grande Pordenone Pensa, la rassegna organizzata dal Circolo Culturale Eureka con il sostegno della provincia di Pordenone. A Fiume Veneto l'incontro con il giornalista Filippo Facci ha registrato circa 200 persone. Facci ha messo sul banco degli imputati l'informazione che si è ormai trasformata in spettacolo. Ha parlato anche della comunicazione dell'informazione che attraversa il web e i social network. Io ho letto un tuo tweet in cui hai scritto: chiunque frequenti la rete si fa una pessima opinione del genere umano. Beh, lo confermo, in parte è ovviamente una battuta, in parte il tipo di umanità che trasuda da Twitter non è una novità come giudizio, penso sia il peggiore possibile, perché l'anonimato oltretutto garantisce la parte peggiore di noi, più vigliacca di noi, senza nome, cognome, responsabilità, e quindi vengono fuori le invidie sociali, vengono fuori appunto quel peggio che secondo alcuni si è trasformato in insulto. Pordenone Pensa prosegue fino al 13 giugno con tanti altri appuntamenti. Uno dei più importanti si svolge sabato 25 maggio alle 18 a Sacile al Teatro Ruffo in Piazza Duomo. Di scena Enrico Mentana per un appuntamento a tutto campo che riguarderà l'attualità, la politica e l'informazione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, il programma completo della rassegna è su pordenonepensa.it.